Amici di Mondo Futsal, benvenuti al Palasport di Pontina per la finalissima gara 3 di Supercoppa di Serie D. Gli applausi del pubblico per questa sfida finale tra Real Terracina, maglia bianca, e Fortitudo Futsal Pomezia, maglia rosso-blu. I due capitani in mezzo al campo, tutto pieno qui al Palasport di Pontina. Si comincia con il primo pallone giocato proprio dalla Fortitudo Pomezia. Poi c'è da Pariselli, il problema di girarsi in mezzo a due, gli rubano il pallone, Rozzi prova ad andarsene, viene fermato con le buone, poi il pallone scaricato a sinistra per Pecchia, in area di rigore Pecchia, il pallone che passa, occasione, caro tenuto, allarga per Bernardini, c'è un po' di luccio per andare al tiro, va alla conclusione con il sinistro e Cacciotti dice di no, occhio a Bernardini che può andare al volo col sinistro, Pecchia gli prende il tempo, attenzione a Pecchia, l'uscita da parte di Pellitta, vincente, poi Tara prova a buttarsi dentro, caro tenuto lo tiene bene, il numero 9 decina, alza questo pallone per caro tenuto, la gran botta al volo, caro tenuto per Bernardini, prova a passare, gli dice di no Pariselli, prova ancora, numero 10 inserizzi, Pariselli entra in aria, attenzione alla conclusione di Zannella che finisce alta, voleva il calcio di rigore, poi Pecchia da destra, va la conclusione con il destro, rimessa per il rosso blu del Pomezia che attaccano da sinistra con decina. Su di lui Pecchia, decina, prova a centrarsi, va con il destro, Cacciotti si distende e riesce a prendere il pallone. Il numero di Pecchia voleva mettere in movimento Pariselli, ha capito tutto decina che prova a scappare da sinistra. Attenzione all'accelerazione, il pallone messo al centro, Cacciotti dice di no, poi Pecchia va a spazzare. Perde il contatto col pallone, non c'è fallo, decina, lo riconquista, attenzione al numero 9 che va con il destro a sparare in porta. Il diagonale termina sul fondo da Pelletta. Pallone scaricato per Tara, si accentra, il numero 8 va con il sinistro, il pallone largo di un soffio, va Rozzi, la conclusione, Cacciotti in due tempi, fa sul pallone, quindi Rozzi, dall'altra parte per caro tenuto, attenzione al numero 7, va a sfidare Tara, non c'è fallo, caro tenuto, attenzione, caro tenuto con il destro, Cacciotti ci mette il corpo, si avvicinano i supplementari, ma vediamo un po', Tara difende il pallone, Tara va alla conclusione, la gran parata di Pelletta. Prova a entrare in area di rigore, attenzione a decina, non passa, quindi Pariselli se ne va, Pariselli, attenzione, grande azione da parte del numero 10, Pariselli con il destro, Pellitta. Pronto Rozzi con il destro, va Rozzi, caccia malissimo, pallone che termina al lato, arriva il fischio dell'arbitro. Va Pariselli con il destro e il piazzato vincente di Pariselli che porta in vantaggio il Terracina 1-0. Prova a farsi vedere decina, l'errore da parte di Bernardini, poi la conclusione in porta direttamente da parte di Pariselli, decina, attenzione a Promolla, lascia scappare decina alla sinistra, poi inserisce decina, va con il destro, Cacciotti ci arriva, ha rischiato anche il fallo o Promolla, ancora qualche problema, poi la conclusione diretta in porta, la traversa di Cacciotti per Rozzi, Bernardini defilato in area di rigore, il pallone che termina sul fondo, pronto Bernardini con il sinistro al lato, l'errore di Bernardini, esulta Cacciotti, due tiri liberi, due errori, anzi no, il capitano Zannella con il destro, la ribattuta, l'errore e finisce la sfida, vince il Real Terracina la Supercoppa 1-0 grazie al gol realizzato proprio al secondo tempo supplementare su tiro libero da Antonio Pariselli.